Sconvolgente intercettazione audio del VAR. Nascondevano le immagini del famoso club. Il VAR nasconde le immagini controproducenti per favorire la squadra alla quale vogliono far vincere il campionato. Un complotto che fa scalpore! Stai per scoprire dettagli incredibili di questa incredibile notizia. Ti chiediamo gentilmente di sostenere il nostro canale iscrivendoti e lasciando un like. Assicurati di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato gratuitamente. La controversa questione sull'utilizzo del VAR nel calcio italiano non smette di dividere le opinioni, ma ora emergono prove scandalose. Durante l'ultima partita tra Milan e Genoa è successo qualcosa di incredibile. L'episodio del tocco di mano ha scatenato polemiche, ma ora possediamo le registrazioni audio del VAR che svelano una verità sconcertante. Nonostante le immagini mostrassero chiaramente il tocco di mano, il varista ha sorprendentemente deciso di scartare l'immagine ritenendo che non gli piacesse. Ascoltando l'audio è evidente che c'è stato un "questa non mi piace" che ha lasciato tutti a bocca aperta. Era l'immagine che raffigurava in maniera inequivocabile il tocco di mano. Questo non è un caso isolato, poiché sembra che il VAR abbia spesso ignorato l'immagine giusta in altre situazioni. Nella partita che vedeva l'Inter in campo, un fallo sconvolgente su Belotti è stato analizzato dal VAR, e nonostante il giocatore dell'Inter non abbia mai toccato la palla, ma solo la gamba, il VAR ha confermato che aveva preso la palla. Uno scandalo che solleva interrogativi seri sulla gestione del VAR e il suo impatto sul fair play nel calcio. La tecnologia, introdotta per garantire giustizia e correttezza, sembra ora essere manipolata, mettendo in discussione l'integrità del gioco. Restate sintonizzati perché a breve pubblicheremo un nuovo scioccante video dove vi sveleremo l'audio del VAR. Sarà questo il segreto di una Serie A senza precedenti? Scopritelo insieme a noi.